È passato più di un anno dall'inizio della pandemia e c'è anche tanta stanchezza oltre che preoccupazione. Per fortuna abbiamo una campagna vaccinale che sta andando avanti, nonostante le difficoltà su quella dobbiamo accelerare, però in questo periodo serve ancora mantenere alta l'attenzione, alta la guardia. Ormai gli inviti a rispettare i protocolli li conosciamo. È una zona rossa, non è un lockdown come quello di marzo 2020, quindi questo vuol dire che per ragioni limitatamente alle motivazioni di salute, di necessità e di lavoro ci si può spostare, però bisogna tenersi a queste motivazioni, a queste ragioni, e se ci si sposta per fare una passeggiata, per fare attività motoria, occorre rimanere nei pressi della propria abitazione. Come amministrazione comunale abbiamo anche deciso di mantenere i parchi aperti, quindi altri comuni stanno valutando se tenerli chiudere, i parchi invece sempre quelli nei pressi del quartiere, se così vogliamo definirli, si può accedere per camminare, per passare un po' di tempo all'aria aperta, purché ci sia rispetto dei protocolli, quindi la distanza, la mascherina. E proprio sui parchi abbiamo sperimentato nello scorso fine settimana questa forma di cittadinanza attiva, se così vogliamo. Cioè, grazie anche all'assessore Mila Della Dora e alla disponibilità di tanti volontari nei quartieri, abbiamo individuato questa formula dove dei cittadini, diciamo così, attivi, partecipi, si rendono disponibili per dare attività di informazione, quindi fare un'attività di informazione e di deterrenza nei confronti di comportamenti che possono essere non idonei, e quindi questo vuol dire che anche avranno anche un canale privilegiato eventualmente per poter contattare la polizia locale di fronte ad assembramenti o situazioni poco consone. Ora serve mantenere, come dicevo, alta l'attenzione, saranno 2 settimane difficili, però insomma speriamo di uscire al più presto dalla pandemia. Forniamo qualche dato, quanti controlli sono stati fatti nel weekend? Solo nella giornata di sabato sono state identificate dalla polizia locale, intendo, più di 55 persone, a queste si aggiunge il grande lavoro fatto dalle altre forze dell'ordine. Di queste 55 persone identificate solo una è stata sanzionata, il che vuol dire che complessivamente bisogna sempre dare una visione generale del fenomeno, i pesaresi si stanno comportando bene.